Va bene, buongiorno Silvano, eccoci di nuovo per la seconda puntata di quella che è un viaggio all'interno dell'evangelizzazione. Abbiamo cominciato la settimana scorsa parlando della evangelizzazione dell'Asia, di cui francamente si sa pochissimo, e ancor meno si sa dell'evangelizzazione dell'Africa. Anzi, tu hai detto un'altra cosa prima di collegarci, mentre parlavamo in privato, che si sa addirittura poco dell'Africa, non solamente della evangelizzazione dell'Africa. Vogliamo cominciare, Silvana, a te la parola, prendi il bandolo dalla matassa e vedi di condurci attraverso questo viaggio nell'Africa, attraverso l'Africa, anzi. Cominciamo. La prima cosa da tenere in conto sono le dimensioni del continente africano, cioè si tratta di 30 milioni di chilometri quadrati, 100 volte l'Italia, per avere un'idea. Per avere un'idea anche di dimensioni, il lago Vittoria è grande tanto quanto l'Irlanda. E così via. Guarda, il fatto è che quando si studia la geografia a scuola, si studiano prima la patria, e si studia a scala ingrandita. Poi man mano che si allontana la scala diminuisce e uno non si rende conto delle proporzioni che ci sono tra 100 km in Italia e 100 km in Africa, una cosa completamente distinta. Queste per le dimensioni. Come divisione etnica, in Africa vivono circa 1.000 nazioni. 1.000. Mille. 1.000 nazioni che in termini volgari e ignoranti si chiamano tribù. Ora, la parola tribù non è affatto africana, è infatti romana. La tribù viene niente meno che da Servio Tullio, sesto re di Roma, che divise la città di Roma, in quattro distretti tributari, da cui il nome, tribù. Ora, come questo nome sia stato trasferito alle nazioni africane non mi è dato sapere. Ma le nazioni africane sono nazioni, alcune sono di dimensioni piuttosto notevoli, per esempio gli Igbo di Nigeria sono 18 milioni, che sarebbero quasi come tutte le nazioni europee scandinave messe insieme. Silvano, visto che ci siamo, puoi dare anche la definizione di nazione? Ah, ecco, buon esempio, ottima, ottima domanda. La scuola con la Q tende a confondere la nazione con il territorio. La nazione non è un territorio, è un gruppo di persone. Cioè, facciamo un esempio classico e fondato. L'Inghilterra non è una nazione, è la parte meridionale dell'isola che si chiama Gran Bretagna. La nazione sono gli inglesi, il popolo, la gente della stessa cultura, della stessa lingua, della stessa visione del mondo che vive non solo in Inghilterra, ma anche sparsa per tutto il resto del mondo, gli inglesi. Ora, nel Regno Unito esistono sei nazioni, una di origine germanica, che sarebbero gli inglesi, ma le altre di origine celtica, le altre cinque, che non sono affatto inglesi, e sono i gallesi, gli irlandesi, gli scozzesi, non so come si chiama, cornavagliesi, ma in inglese si dice Cornish, gli abitanti della Cornovaglia, che Grazie. è quell'isola a sud-ovest della Gran Bretagna, e i Manx che appartengono all'isola di Man nel canale irlandese tra Irlanda e Gran Bretagna. E sono tutti celtici, quei gruppi celtici che c'erano là da tempo immemoriale, molto prima che arrivasse Giulio Cesare a conquistare la Gran Bretagna. Anzi, non la Gran Bretagna, perché i romani non arrivarono mai a conquistare la Caledonia, cioè la Scozia. Si Scozia, certo. fermarono agli Angli, alla parte meridionale, che ancora oggi è divisa dal muro di Adriano. Ma questo per avere un'idea di cos'è una nazione. Ora, bisogna chiedersi, gli italiani sono una nazione? Bravo, bravo, mi hai tolto la domanda, ce l'avevo sulla punta della lingua. Se ci rifacciamo alla definizione, no, gli italiani non sono mai stati nazione e si può predire che mai lo saranno, perché il punto di vista culturale degli italiani del sud e di quelli del nord e poi delle razze che ci sono in Italia,
come gli Osci, come anche lì ci sono i Celti, ci sono le popolazioni celte in Italia, quelle germaniche, eccetera, sono un miscuglio o una divisione intransitabile l'uno dall'altro, non sono una nazione. Cosa succede quando si uniscono diverse nazioni in uno stesso territorio e vogliono governarsi in quel territorio? Una di due cose può succedere. Una, che si forma quando vogliono governarsi centralmente, dici tu? Tra loro. Tra loro. Ok. Sì. Allora, in una possibilità è l'impero. L'impero la cui unità viene garantita dalla persona dell'imperatore. Ed è il caso dell'impero asburgico, dove gli Asburgo-Lorena era la casa fondante, la casa reale di quell'impero. Mm-hmm. L'altra possibilità è l'apartheid, cioè che ogni nazione si governi da sé. Ora, in Africa esistono quattro nazioni che si governano da sé, ma solo quattro, e sono tutte nel cono sud, sono tutte a Sudafrica. Questi sarebbero i Botswana, cioè sarebbero gli Tswana, Tswana è il nome della nazione, il popolo, e il paese si viene a chiamare Botswana, perché Bo è il prefisso delle lingue bantu che determinano un tutto, invece di determinare una parte. Sarebbero i Soto, che si trovano nel regno di Lesotho, e poi una terza nazione di Swazi, che formano Swaziland. Queste tre sono nazioni, sono paesi uninazionali, nazioni-stato nel senso classico della parola. Mm-hmm. Ci sono anche i Somali, però i Somali sono un gruppo di persone che non solo sono diversi, ma non si considerano loro stessi africani. Se tu chiami un somalo africano, quello si offende, dice no, io non sono africano, io sono somalo. O i somali sono di un ceppo distinto, non sono di ceppo bantu, ma sono di ceppo semitico, che viene dal nord, come anche gli etiopi. Quando tu trovi nella Bibbia la parola etiope, quella parola è di origine greca e vuol dire faccia bruciata in greco. Cioè ognuno che appare con una faccia scura lo si chiama etiope. Loro non si chiamano etiope, loro accettano etiopi, ma non accettano per esempio il termine Abissinia, perché Abissinia è un termine dispregiativo inventato dagli arabi, mercanti di schiavi, per indicare quelle popolazioni che non si erano convertite all'Islam. E quindi Abissinia, che viene dall'arabo Abesh, che vuol dire spazzatura. Ecco perché se tu chiami in etiope Abissino, quello si offende, ha ragione. Questa è una guarda, non l'hai immaginata. Non l'ho immaginato, ma è così. Benissimo. Allora, cosa succede? Che queste nazioni africane, che sono mille, un miliardo in tutto il continente, si dividono naturalmente in circa quattro, si fa per dire più o meno, quattro gruppi etnici razziali diversi. E questi sarebbero i Bantu, che sono per lo più al sud, sarebbero i Nilotici, nord-est o nord, che parlano lingue incomprensibili l'una con l'altra, cioè non si capiscono gli uni gli altri. E poi abbiamo gli afroasiatici, che sarebbero amitici e semitici, e poi gente completamente distinta che non appartiene affatto a ceppi africani, per esempio i polinesiani del Madagascar. Il Madagascar non è parte di Africa. È un'isola oceanica. Oceanica vuol dire che è divisa dal continente non da una piattaforma continentale, ma profondità abissale. Ora, l'Africa è un continente geograficamente unico perché ha una piattaforma continentale ristrettissima, meno di 500 metri. Si può andare a piedi al limite della piattaforma continentale e poi viene la profondità abissale. L'unica isola, o meglio, l'isola più grande africana che appartiene alla piattaforma continentale è Socotra. Socotra, che è al corno dell'Africa, tra la Somalia e lo Yemen. È l'unica. Le altre sono tutte
isole oceaniche, incluso il Zanzibar e Pemba, che sono vicinissime alla costa, ma le divide dal continente un gran abisso oceanico. Questa è la situazione normale. Ora, un'altra cosa interessante che pochissimi o quasi nessuno sa, da dove viene il nome Africa? La fonte, c'è una fonte, che io reputo affidabilissima, e che sarebbe Flavio Giuseppe. Flavio Giuseppe, nelle antichità giudaiche, dice che un nipote, cioè il figlio di un figlio di Chetura, che fu la terza moglie di Abramo dopo la morte di Sara, si chiamò Afer, e lui fu quello che diede il nome all'Africa. Ora, questo sembrerebbe una esagerazione, ma se si guardano le nazioni africane, in moltissime di loro sono ancora validi, cioè persistono tratti giudaici, di cultura giudaica, per esempio la circoncisione. La circoncisione è diffusissima in Africa, ma non tutte le tribù ne fanno uso. I Bantu, per esempio, sono tutti circoncisi. I Nilotici no. Cosa stavo dicendo? Possiamo dire, Silvano, che tu ci stai parlando dall'Africa in questo momento? Sì. E quindi ci vivi in Africa? Da quanti anni vivi e insegni in Africa? 56, quindi parli dell'Africa anche come conoscenza diretta, non solamente, non solamente sui libri. Non ho letto solo sui libri, visti tutto, e sono circondato da loro. Ma comunque, diciamo il nome. Il nome viene da Afer, che sarebbe nipote di Abramo, dalla terza moglie Chetura, che è biblica, che si trova al capitolo 25 del Genesi. Quindi bisogna combinare i due testi, quello biblico e quello extrabiblico, per arrivare a questo punto. Dicevo, questo viene corroborato da costumi, da abitudini giudaiche diffusissime nel continente. Ci sono ancora gruppi dentro alle nazioni africane che si considerano loro stessi come giudei. In Kenya ce ne 5.000, in Laikipia, che non è lontano dal nord del Monte Kenya. E questi però, siccome non hanno istruzione qui locale, vanno in Uganda da una scuola giudaica per farsi istruire nella dottrina del giudaismo, eccetera. Ora, il rabbinato mondiale non li riconosce, questi gruppi giudaici africani. Ne riconosce solo uno, che è quello dei Falascia dell'Etiopia. In Etiopia c'è tutta una nazione, i Falascia per esempio, concretamente, che vengono riconosciuti dal rabbinato. E un gran gruppo di costoro emigrò a Israele, adesso non ricordo quanti anni fa, ma si trovano ancora là. Quindi sono neri, ma sono di cultura e di formazione giudaica. Ci sono anche arabi giudei, una cosa che sembrerebbe un simbolo, ma nello Yemen questi vivono da tempo immemorabile. E prima dell'arrivo dell'Islam, cioè nel VI secolo, nel 523, un re giudaico che si chiamava Nuwas, Yusuf du Nuwas, massacrò 20.000 cristiani in Sana'a, la capitale dello Yemen. Per allora però l'Etiopia era già cristiana, quindi il re etiopico mandò una spedizione punitiva e fece uccidere du Nuwas. Ma i discendenti di quella gente lì sono ancora lì. Esistono ancora arabi giudei nello Yemen. Quindi, come si vede, la confusione è evidentemente possibile in tutte le direzioni, dovunque uno guardi. Quindi è un po' complessa come... È complessa, molto complessa. Ora, quando arrivò la fede cristiana in Africa, cominciò con San Marco ad Alessandria. Alessandria fu la metropolitana, la metropoli da dove si sparse la fede cristiana in tutta l'Africa del Nord, la fascia settentrionale fino all'Atlantico,
cioè dall'Egitto all'Atlantico, e poi interessò la Valle del Nilo fino all'Etiopia. Ma l'evangelizzazione della Valle del Nilo non fu la stessa di quella dell'Etiopia, perché negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, c'è la famosa storia dell'eunuco della Kandake. La Kandake era la regina del regno di Meroe. Meroe è una città che esiste ancora, che si trova un poco più a nord dell'Etiopia. E da quella evangelizzazione vennero tre regni cristiani che sussistevano per più di 1000 anni. Cioè siamo partiti dal secolo I fino al secolo XV, o se anche XVI. Questi regni si chiamavano dal nord al sud Nobatia, Macuria e Aloria, ognuno con un re cristiano. Poi però caddero nella scisma monofisita dopo il concilio di Calcedonia nel 451, ma rimasero regni cristiani. Quando gli islamici cominciarono a invadere il sud e a tentare di conquistarli militarmente, soffrirono una cocente sconfitta a Macuria, il regno di mezzo, specificamente davanti alla capitale che si chiamava Dongola. Lì si incontrarono con gli arcieri nubici, che non scherzavano. Gli arcieri nubici erano così addestrati che quando arrivava il nemico non li uccideva, li accecava, gli sparava negli occhi. Per cui quando arrivò l'armata musulmana, questi qui, appena arrivarono a tiro, ne accecò 150 e li costrinse alla ritirata. Tentarono 10 anni dopo e la stessa cosa successe. Stiamo parlando degli anni 542 e 552, cioè 90 anni prima della battaglia di Poitiers, che in Francia sconfiggeva i musulmani, opera di Carlo Martello e di cui tutti lo sanno, ma quelle di Dongola non le sa nessuno. Ma cosa dobbiamo questa nostra ignoranza storica, direi ciclopica, Silvano? Non la credo. La nostra ignoranza della storia è veramente preoccupante, imbarazzante, direi più che preoccupante. Ma non lo chiedere a me, non sono io a fare i programmi scolastici. Ah, ecco, dobbiamo chiedere a chi fa i programmi scolastici. Allora la risposta me l'hai già data, quindi. In ogni caso, i nubici del regno di Macuria imposero una tregua all'Islam di 600 anni, tregua che non è stata mai battuta in tutta la storia del mondo. E fu una tregua rispettata, che non ci furono ostilità militari dall'anno 652, esattamente dal 652 fino al 1200 qualche cosa, quando le ostilità poi ricominciarono. Però allora i tre regni erano stati indeboliti da lotte intestine e quindi gli islamici ebbero praticamente via libera nel conquistarli e nel farli sparire dalla circolazione. E così fu. L'evangelizzazione dell'Etiopia è indipendente da questi fatti che ti ho raccontato adesso, mentre invece è dipendente da un giovane egiziano che si chiamava Frumenzio, che ha una chiesa dedicata a lui a Roma, infatti, che io non ho potuto visitare l'ultima volta che sono stato, però qualche volta ci andrò. Bene, Frumenzio ebbe una storia simile a quella di Patrizio in Irlanda, però un secolo prima, siamo nel IV secolo. Era a mare viaggiando da un soldato, lui era egiziano di nazionalità, e fu catturato da pirati etiopi che lo portarono ad Aksum. Aksum era l'antica capitale etiopica, che era a nord del paese, non dove si trova Addis, che qui la si chiama Addis Ababa, non Abeba, come si dice in italiano. Ma queste sono pronunce che praticamente si possono fare a piacere. Ora, quando Frumenzio arrivò con l'amico con cui viaggiava ad Aksum, l'imperatore Etiope non ci mise molto a capire che questo era una persona di più di gran cultura e che ne sapeva molto di più di quello che potevano sapere i locali. E allora lo impiegò come tutore dei suoi figli. Figli che sono santi canonizzati dalla Chiesa Cattolica, perché erano cattolici al tempo. Mi pare che uno si chiamasse Esana e Sisana, non ricordo.
Frumento si rese conto che perché la fede potesse proseguire c'era bisogno di un vescovo. E dove era il vescovo? Allora si portò ad Alessandria a piedi, dall'Etiopia, e andò a trovare niente meno che Sant'Atanasio, che era il vescovo di Alessandria, quello più famoso della sì. Atanasius Contramundum, del Concilio di Nicea. E Atanasio gli disse sì, sono d'accordo, però io non ho nessuno da mandare. Guarda, facciamo una cosa, io ordino vescovo te e tu torni ed evangelizzi le Etiopie come vescovo. E così fu. Il Frumento tornò indietro e evangelizzò l'Etiopia. L'Etiopia fu sempre un bastione di resistenza contro l'Islam. Ecco perché il rispettivo Abesh, Abissinia. Ora, l'Etiopia è un paese anche geograficamente peculiare, strano, perché non è un paese piano, è un paese fatto di ambe. Amba Alagi è famosissima nella storia italiana. Cos'è un amba? Un amba è una parte di un altopiano dissettato, sì. Tagliato insomma da vari corsi d'acqua, ma che ha una superficie sufficientemente grande per mantenere una popolazione, per coltivare. Però tutti i lati sono scoscesi e perfettamente difendibili. Quindi a ogni amba c'è una o al massimo due strade per arrivare alla cima, ma dall'altra parte non ci si arriva. Ecco perché fu difficile all'Etiopia anche unificarsi come paese. Perché per imporre una azione politica comune devi avere accesso alle popolazioni, se queste te lo negano, tu non sei fatto in posizione di poter comandare. Quindi queste ambe furono gli ostacoli non solo per l'islamizzazione, ma anche per l'unità etiopica. Passando i secoli, l'Etiopia ebbe contatti con l'Europa. Pochi sanno, per esempio, che nei secoli 14 e 15, cioè dal 1302 al 1400 qualche cosa, l'Etiopia inviò diverse rappresentazioni culturali e politiche a Venezia e a Napoli, dove i sovrani locali, intanto Venezia che aveva un sistema di governo speciale, ma Napoli che aveva un sovrano, furono d'accordo a inviare in Etiopia delle maestranze per insegnare abilità e destrezze costruttive e altro alla gente locale, e gli imperatori etiopici li accolsero con grande con grande affetto anche. Questo non ne ricordano ancora. Ora, e l'Etiopia seguì l'Egitto nello scisma di Calcedonia, che avvenne 20 anni dopo quello di Efeso. Efeso è 431, Calcedonia 451. Questo scisma non è stato ancora guarito, però passando i secoli ci si accorgeva sempre di più che non era questione di dottrina ma di semantica, perché quando c'erano quei concili ecumenici dei primi secoli, specialmente Calcedonia, succedeva che gli inviati papali, i legati papali arrivavano al concilio si addirizzavano all'udienza in latino, che la gente non capiva. Quando parlavano loro parlavano in greco, che i latini non capivano. E allora non è affatto chiaro, neanche fino ai nostri giorni, se lo scisma di Calcedonia fosse veramente dovuto a una visione eretica monofisita, cioè che negava la seconda natura di Cristo, o che fosse dovuto a parole che non si capivano reciprocamente l'una con l'altra. In ogni caso, nel 1987, cioè poco meno di 30 anni fa, gli etiopi e gli ortodossi si sono uniti. Per cui gli etiopi non si chiamano più monofisiti, ma si chiamano ortodossi. Non c'è più quella divisione originaria, e tutti sembrano essere contenti a questa unione. C'è un'altra questione, che la Chiesa di Roma aveva sempre sognato di far ritornare gli etiopi all'unità,
e infatti inviava delegazioni su delegazioni per invogliare, no, a questo. Una di queste delegazioni convinse gli etiopi ad andare al Concilio di Firenze nel 1439, dove accettarono l'unità. Però cosa successe fu che al ritorno della delegazione in Etiopia, tutti i membri della delegazione vennero massacrati in Egitto. Da chi? Non lo si sa fino ad oggi. C'è chi dice i musulmani, c'è chi dice i copti che non volevano l'unione, ma insomma è un mistero che è rimasto negli anfratti della storia. Il fatto è che fino ad oggi questa unione non c'è stata. Ai primi del XVII secolo ci fu un altro tentativo da parte dei gesuiti di unificare l'Etiopia e questi vennero accolti bene, predicarono, evangelizzarono, eccetera, però c'era un grande errore, che fu quello di voler latinizzare a tutti i costi il rito e la chiesa etiopica. E questo a lungo andare non funzionò. I gesuiti vennero espulsi, mi pare negli anni 1640, e mai più accettati. L'uomo che riuscì a far ritornare l'Etiopia, perlomeno in parte, alla dottrina cattolica, fu invece un napoletano missionario che si chiamò Giustino de Jacobis nel XIX secolo. Giustino inculturò quanto più poté, senza tradire naturalmente le questioni di dottrina, tutto quello che poteva dei costumi etiopici. E a un certo punto convinse una delegazione di preti etiopici e di laici di viaggiare a Roma. Siamo nell'anno 1841, quindi puoi immaginare cosa voleva dire a quell'età, a quella data, andare a Roma. Però ci andarono. Rimasero così favorevolmente colpiti da quello che videro, che una gran quantità di questi si convertì alla fede cattolica e ritornò in Etiopia. Avevano anche portato con loro dei giovani per lasciarli a Roma e farli ordinare preti e poi ritornare. Questi giovani morirono tutti perché non potevano sopportare il clima e il cibo. E quindi non ne tornò nessuno. Quindi Silvano, i più grandi ostacoli che ci sono stati nell'evangelizzare l'Africa, quali sono stati? Prima di tutto le distanze. Distanza enorme. Per esempio, in Europa, quando si stabiliva un monastero in una certa zona incolta e si cominciava a coltivare, a rompere il suolo, c'è un'espressione, quando si cominciava questo, la gente che accudiva al monastero o della quale si prendeva cura il monastero non era molto lontana. Poteva essere, non so, 5 chilometri, 10 al massimo. In Africa si tratta di 40, 60, 100 chilometri, per cui l'istituzione del monastero non ha mai attecchito. Questa è una ragione plausibile per cui la evangelizzazione non sia stata... Poi c'è stata la schiavitù da parte... Quindi non si riusciva proprio a mettere radici materiali, insomma. Materiali, certo. Che ci sono? Beh, dopotutto ricordiamoci che sono stati buoni a inventare la birra, a inventare i liquori, a inventare quello che riscalda l'animo, diciamo, no? E anche una serie di cure naturali. E anche una serie di cure, esattamente. Sì. Ora, sì. Quindi arriviamo in Africa, quindi ad interessare all'evangelizzazione, interessare la fascia settentrionale, la valle del Nilo e l'Etiopia. Questa fu la prima evangelizzazione. Dopo la conquista islamica, gli ultimi paesi che traballarono e poi si estinsero furono i tre regni dell'Alto Nilo, di cui abbiamo già parlato. Ma fino al XVII secolo era possibile per viaggiatori così per conto loro di trovare gruppi cristiani ancora in quelle zone. La seconda evangelizzazione avvenne invece nella parte occidentale del continente, con i portoghesi. I portoghesi erano intenti, e ci riuscirono, a
a circonnavigare l'Africa per liberarsi della, della stretta dell'Islam al nodo del Levante e quindi impedire i, i viaggi intercontinentali tra l'Europa e l'Asia. E riuscirono praticamente ad arrivare in India dopo aver circonnavigato l'Africa. Questi furono Vasco da Gama, Bartolomeo Dias, e poi nei, negli anni 1540 Francesco Saverio. Oh, benissimo. Allora, quando venne circonnavigata l'Africa, il porto più, il luogo più settentrionale che raggiunsero i portoghesi fu Mombasa, da dove ti sto parlando. A Mombasa c'è un porto di, con fondali molto profondi dove è possibile accomodare tutta una flotta, e così fecero i portoghesi. Siamo alla fine del XV secolo, l'anno 1491. I portoghesi, volendo, erano, avevano un'istituzione che è importante capire, che si chiamava quello del patronato reale, il patronato come dicono loro. Il patronato reale dipendeva dall'organizzazione burocratica monarchica del re di Portogallo e aveva delle regole precise per permettere di andare, di evangelizzare i luoghi dove i portoghesi arrivavano con idee di commercio o di conquista. E queste regole erano precise, ad esempio non si tollerava nessun missionario che non fosse portoghese. Dovevano essere portoghesi o niente. Secondo, i sacerdoti di portoghesi che andavano nelle missioni, chi pagava lo stipendio era il re. Cioè il re dava un, uno stipendio regolare a questa, questa gente. Ma presto si vide che questo non era sufficiente. Perché? Anche perché tra i, i sacerdoti che andavano in portoghesi nelle, nelle missioni, chi ci andava erano quelli abnegati, che avevano in mente l'evangelizzazione più che non loro, il loro guadagno. Però si infiltrarono tra questi alcuni che si resero conto che la schiavitù rendeva molto di più che l'evangelizzazione e cominciarono a, ad abbandonarsi, a vivere il concubinato e a, a trascurare, insomma, la missione in cui si trovava. Il rimedio sarebbe stato mandare un vescovo da altre parti, però i portoghesi non ne volevano sapere. In ogni caso, nel 1491 il primo re, il Mwene Congo, che si chiamava Mwenga Nzinga, non mi ricordo il nome esattamente, accettò il battesimo. E si rese conto immediatamente, perché era un uomo intelligente e attivo, che per propagare la fede del suo regno ci voleva un vescovo, e che non c'era. E allora mandò un figlio suo, Dom Henrique, in Portogallo, per farlo ordinare prete e poi per farlo ordinare vescovo. E questo ragazzo andò. E ancora oggi questo detiene il record mondiale di ordinazione vescovile, perché fu ordinato a 23 anni, contro tutte le regole, le regolamenti, eccetera, che dicevano al tempo. In ogni caso, questo povero ragazzo tornò al Congo, ma non durò, perché non si capisce come, morì poco dopo, ancora trentenne, e quindi si eliminò questa possibilità. Nel frattempo il re Afonso è l'ortografia portoghese di Alfonso, cioè non c'è la L, e Afonso tentava disperatamente di stabilire contatti diretti con la Santa Sede, ma i portoghesi gli mettevano sempre i bastoni tra le ruote, non lo permettevano. Per cui dovette aspettare la sua morte o anche dopo per poter finalmente arrivare fino a Roma. E infatti
Il plenipotenziario che arrivò a Roma nel 1605 arrivò così esaurito e così malato che morì pochi giorni dopo ed è infatti sepolto a Santa Maria Maggiore. Ecco, ma questa resistenza dei portoghesi a cos'era dovuto? Silvano. Che mischiando l'acqua e l'olio sempre si separano alla fine. Cioè, se tu vuoi fare l'evangelizzazione, devi pensare all'evangelizzazione e non al commercio e non agli schiavi e non al lucro monetario che ne puoi derivare. Quindi mischiando queste cose si arriva sempre a un certo punto alla loro divisione netta. Ma perché com'era in quel periodo la situazione in Portogallo? Era un regno. Siamo intorno al 1491, un periodo abbastanza importante, no? Sì. Nel 1492 si verificò qualcosa in Spagna, nel 1492 la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, quindi sono anni cruciali, no? Sì. Si verificarono tre cose in quell'anno lì. La prima fu l'espulsione dei giudei dalla Spagna. Mi riferivo a quella prima. Sì. Che venne anche fatta dal Portogallo. Poi ci fu la spedizione in America e finalmente una terza cosa. E tu non hai detto la scoperta, hai detto la spedizione, c'è differenza? Guarda... Scoprire non vuol dire trovare. Scoprire vuol dire far conoscere al resto del mondo qualcosa che tu hai trovato. Ora, i vichinghi arrivarono in America molto prima di Cristoforo Colombo, ma si guardarono bene a scoprirla perché la volevano per loro stessi. I portoghesi scoprirono il Brasile molto prima della data ufficiale che è il 1500, ma non lo scoprirono. Cioè non lo fecero noto a nessuno perché lo volevano sfruttare loro, capisci? E quindi ecco perché anche l'America non si chiama Colombia ma si chiama America, da Amerigo Vespucci, perché fu Vespucci a scoprire la vera natura del continente. Colombo credeva di essere arrivato in India, sì. No, questo è un nuovo continente, e allora l'America fu nominata America precisamente perché Amerigo era il nome di Vespucci. È un uomo intorno alla scoperta dell'America di Colombo, insomma, ci sarebbero tante cose da dire, ma non è questa la sede, quindi continuiamo con l'evangelizzazione dell'Africa. Sì. La prossima volta lo faremo con l'America. Già, perché parleremo della evangelizzazione dell'America, quindi ci toccherà per forza affrontare questi temi, certo. Confiniamo qui questo trattamento all'Africa. Quindi Re Alfonso aveva una sorella già anzianotta, sui 60 e passa anni, la quale fondò una scuola per ragazze nel Regno del Congo nel 1508. Per capire l'importanza dell'educazione femminile per tenere su uno spirito cristiano in un regno come quello del Mwene Congo. Non solo il Mwene Congo fu evangelizzato, ma anche alcuni regni contigui o più o meno lontani. Quello di Matamba, che sarebbe oggi il Camerun più o meno, e quello di Warri, ancora più lontano, nell'Africa occidentale. Ora, arriva un punto in cui il re del Portogallo finalmente si fece convincere che ci volevano altri missionari, oltre ai portoghesi, perché i portoghesi o erano troppo pochi, o erano un disastro dopo l'altro, e non sapevano niente. E il re di Portogallo ammise cappuccini, però provenienti solo dagli stati pontifici. E questi cappuccini arrivarono effettivamente a evangelizzare quella parte dell'Africa. Durante un periodo di 190 anni, 400 cappuccini si susseguirono a quella evangelizzazione. Ora, per poter recarsi da un lato all'altro avevano bisogno di un seguito di servi, praticamente di schiavi, che venivano assegnati loro dal re, se no non si potevano muovere. Ma uno di costoro
in 15 anni di evangelizzazione battezzò 700.000 cristiani nel Congo. Mamma mia. Ma era chiaro che ancora non c'era vescovo, non c'era vescovo, quindi era impossibile continuare, era impossibile amministrare il sacramento delle torte, no? Ma questa ondata, diciamo così, della visione, si fermò quando arrivò in Portogallo il marchese de Pombal. Pombal, che era anticristiano, era massone, era marrano, con moltissime probabilità, e questo qui chiuse le missioni. Per cui le missioni portoghesi rimasero chiuse per 110 anni, o 120, non rimasero chiuse esattamente, dal 1790 fino al 1910, tutto il XIX secolo, le missioni portoghesi erano chiuse, non solo in Africa ma anche in America. Questo poca gente lo sa. E ancora dire, ah, le nostre missioni, il colonialismo, eccetera. Non c'erano missioni contro i grandi colonialisti, perché erano state abolite. Poi l'evangelizzazione della costa orientale avvennero qui, i portoghesi fecero un tentativo per evangelizzare il regno del Motapa. Mwene Motapa era il re di quello che oggi sarebbe Zimbabwe, ma per una ragione o per l'altra la cosa non riuscì, e il missionario che si fece responsabile per questa evangelizzazione venne ucciso, venne strangolato da quelli che doveva evangelizzare, la cosa finì. Poi la terza evangelizzazione, la terza ondata evangelizzatrice, fu quella che conosciamo tutti, quella che venne a ragione del colonialismo ottocentesco, e che si svolse sotto le tre potenze europee di Francia, Gran Bretagna e Portogallo. Poi il Portogallo ricominciò a evangelizzare quando venne Salazar. Salazar era una persona di fede cattolica, ma non prima. E il risultato è che ancora oggi nel Mozambico la maggioranza di persone sono islamiche, non sono convertite. La politica francese, per quello che riguarda le missioni, fu completamente massonica, per cui invece di favorire le missioni, le ostacolava, metteva tutti gli ostacoli che poteva. Il risultato, ancora, che nelle ex colonie francesi, chi ha la preponderanza è ancora oggi l'Islam. Ci sono delle eccezioni, come il Cardinal Sara. Il Cardinal Sara viene proprio da quella parte lì, ma è un miracolo che sia rimasto intatto, diciamo, con la politica che facevano le autorità francesi. Invece quella che è molto più interessante è la politica britannica, perché i britannici, che fessi non sono, si resero conto che le missioni cattoliche promuovevano la pace, la tranquillità, l'unione sociale, eccetera, e quindi favorivano e finanziavano le missioni cattoliche all'estero. Però questa cosa non a casa, perché erano rispettati. Questa è una delle tante. Vabbè, ora, qual è il rapporto, diciamo, degli africani con tutte queste intrusioni? Tanto per dirne una, gli africani apprezzano e riconoscono quello che si chiama leadership, la guida competente di una persona. E ti racconto la storia della prima guerra mondiale in Africa orientale, che corrobora questo. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, il governatore del Tanganyika, che era Heinrich Ney, era orrorizzato dal fatto che si dovesse scoppiare una guerra tra colonie africane che non avevano interesse alcuno a combattere una con l'altra. Ma si incontrò con la volontà di ferro del generale Paul von Lettow Vorbeck, che ancora oggi lo si ricorda, di cui ti racconterò la storia. Questo generale dice: no, noi dobbiamo attaccare i britannici, perché quanto più li facciamo muovere qui in Africa,
e tanto più loro devono mandare truppe dall'Europa, e quindi noi indeboliamo i loro eserciti in Europa per farli arrivare qui. Non è nostra intenzione sconfiggerli, sappiamo che li dobbiamo solamente fare muovere da A a B senza mai fermarci. E così fu. Infatti Schnee era tanto attaccato a schemi del passato che si volle caricare con sé non so quante casse di denaro cartaceo coloniale, che non serviva a niente. E il generale Folletto, ne accorse immediatamente, e cioè, che ci stiamo a fare a portarti i pezzi di carta? No, questo no, che viene accettato dappertutto, non viene accettato da nessuna parte. Ora, quando scapparono via da Dar es Salaam il governatore e il generale e tutta un'armata di funzionari, anche civili, e non avevano dove andare, dove scappavano, oppure li facevano prigionieri e li portavano in Gran Bretagna, ci fu uno scambio amichevole di donne dopo la battaglia di Tanga, che fu una delle ultime battaglie combattute con principi cavallereschi da uno e dall'altro lato. Alla fine della battaglia ci fu un pranzo insieme di ufficiali tedeschi e ufficiali britannici, e poi si decise che le donne della colonia del Tanganica fossero rimpatriate in Europa dai britannici, il che avvenne. Però Folletto aveva con sé un esercito di 4.000 uomini, 200 dei quali solamente erano sottufficiali germanici, erano tutti africani, tutti neri, e non avevano, ovviamente non avevano nessun interesse personale a combattere. Questo i britannici lo sapevano e tentarono in tutte le maniere di distogliere questi soldati dalla lealtà, da mostrare lealtà a Folletto. Non ci riuscirono. Per queste truppe africane Folletto era una specie di essere soprannaturale, perché aveva sapeva come farsi obbedire, ma allo stesso tempo voleva bene ai suoi soldati. Quando gli si disintegrarono le scarpe, perché dopo viaggiare per centinaia di migliaia di chilometri gli disintegrarono le scarpe, Folletto viaggiò a piedi nudi come tutti i suoi soldati. E per farla breve, in 4 anni di campagna riuscì a tenere a bada con quei 4.000 uomini, che poi si erano ridotti solamente a 1.000 perché ebbe delle diserzioni, lo disertarono ma non lo tradirono mai, si ridussero a poco più di 1.000, ma in 4 anni di campagna quest'uomo fece girare a piedi un esercito di 250.000 uomini, naturalmente con gli usinari, con gli usinari e tutto, ma che a ogni stagione delle piogge si affossava con tutti i loro camion, mentre invece lui a piedi la faceva, scorrazzava in lungo e in largo per tutto il continente. Allora veramente, da leggenda, leggendola nei libri dell'epoca, anche nella autobiografia di Folletto. Insomma, quando cessarono le ostilità nel novembre del 1918, Folletto era imbattuto, fu l'unico generale germanico a non essere battuto in nessuna battaglia combattuta. Che personaggio! È un personaggio, appunto. Quando ricevette la notizia, immediatamente cessò le ostilità e lì dove era fece la parata militare, non della vittoria evidentemente, ma della fine delle ostilità, della guerra. Rimasero dei problemi, per esempio pagare le truppe. Questi africani non avevano ricevuto uno scellino di paga da quando era cominciata la guerra. Ma Folletto promise che li avrebbe pagati e mantenne la promessa 40 anni dopo. Cioè, beh, insomma, roba di poco. No. Nel 1953 Folletto viaggiò in nave fino a Dar es Salaam, nel Tanganyika, per rivedere i suoi soldati e pagarli. E la Germania gli aveva dato soldi evidentemente, e quando arrivò si ricontrò, fece una rimpatriata con i vecchi ascari. Quella parola lì, ascari, è indeclinabile, non è che si dice un ascaro, due ascari, tre, no, un ascari, due ascari, tre ascari, è una parola swahili, io vuol dire soldato.
insomma. Quindi si fece una rimpatriata con i suoi ascari e poi adesso vi paghiamo. Ora, il problema era identificare chi era stato con lui 40 anni prima, perché in Africa non ci sono carte d'identità, registrazioni di nascita, no? Specialmente 60 anni fa, nel 53. Allora idearono un sistema per cui a ogni uomo che si presentava gli davano un fucile di legno e gli davano gli ordini militari in tedesco da eseguire col fucile. Se li faceva giusti lo pagavano, se no lo pagavano. Quando Folletto morì a 94 anni nel 1964, due dei suoi ascari andarono al funerale, e si può vedere anche oggi in YouTube, e tu vedi questi due uomini nerissimi con cappottoni, che era inverno in Germania dove Folletto morì, ma lo seguirono fino alla tomba e gli furono leali fino all'ultimo. Quindi questi episodi dimostrano che c'è un certo, non so, modo di vivere, chiamalo come vuoi, nella cultura africana. Poi, la cultura africana ha anche altri interessanti risvolti. Per esempio, un africano si considera membro di una società a tre dimensioni. Le tre dimensioni sono i vivi, i morti e i nascituri. Fanno parte del suo mondo. Per cui chi ha mantenuto dei rapporti con un certo popolo africano, eccetera, li continua a mantenere anche dopo la morte. Per esempio, c'era in Nigeria, nei primi anni del secolo scorso, un vescovo irlandese che si chiamava Shanahan. Vescovo Shanahan che evangelizzò gli Igbo, quella nazione di cui parlavamo prima, di 18 milioni. Mm-hmm. E evangelizzava in bicicletta perché non c'era altro, dai. Ma quando poi, alla fine della sua carriera, venne trasferito in Kenya e morì a Nairobi nel 1943. E fu sepolto a Nairobi, io ho visto la sua tomba quando c'era. Ma i nigeriani, esperienti di Igbo, non si acquitarono, non si contentarono fino a quando non ebbero le spoglie di Shanahan tornare in Nigeria. E le reclamarono e le fecero tornare e sono sepolte, non so dove, però in Nigeria, dove lui aveva evangelizzato. E infatti questa è la filosofia dell'africano, che se una persona ha dato la sua vita tra noi, deve morire, deve essere sepolto tra noi. Non importa se sia bianco, nero, giallo, quello che sia. Questa è la filosofia. E lo stesso è successo con molti altri missionari che andati a morire in Irlanda o dove sia, le spoglie vennero reclamate dalle nazioni africane dove avevano lavorato. Quindi questo già ti dice. Che altro? Com'è oggi la situazione in Africa, Silvano? Com'è? Dipende da dove siamo. No, ma dico in generale, com'è la geografia religiosa? Guarda, le chiese sono sempre piene, anche i giorni feriali, ma piene relativamente parlando. Quella che abbiamo qui vicino, per esempio, ogni mattina ci sono circa 20 persone che vanno a messa, tutti i giorni. La domenica sono strapiene. A Nairobi c'è una messa a una certa ora specifica del mattino, dove vanno i professionisti, che è l'unica ora che gli permette di arrivare in tempo per poi andare in ufficio o dove sia. Quindi la gente è conscia di quello che voglia, solamente che l'evangelizzazione è di data molto recente. Ma per dirtene un altro episodio che mi viene in mente adesso, quando ci furono gli scontri chiamati tribali del 2007, in seguito ad elezioni fraudolente, perché questo non ci metteremo, si svegliarono distinti genocidi tra alcune di queste etnie. E
ci fu un'occasione nella quale tre camion pieni di rifugiati che sfuggivano alla morte sicura da parte di gente che li aveva attaccati lì, andava verso Bungoma, una cittadina nell'ovest, nell'estremo ovest del Kenya, seguita a poca distanza da un camion pieno di armati con Kalashnikov, che è deciso a farla finita con quella gente che fuggiva. Quindi erano 3-1. Quando questi tre camion arrivarono a Bungoma, grazie ai telefonini, li aspettavano. E quando scesero dai camion dove li trovavano, sparirono senza lasciare traccia nelle famiglie circostanti, nella zona. Poi arrivò il camion degli inseguitori, quelli che li volevano far fuori, e le autorità locali, municipali o quello che siano, disse: signori, questa non è affar vostro, questa gente è ospite nostra e qui rimarrà, voi andate via, fate gli occhi, i casi vostri, e lasciateci in pace. E così fu. Quella gente che era sfuggita è ancora lì, non è che se n'è andata a Bungoma, che non era dove andare, e non è della etnia del luogo, sono gente, ma erano cattolici, e quindi la gente commentava, dice: ora sappiamo, ora abbiamo visto con i nostri occhi che cos'è la solidarietà cristiana. Questa gente deve la sua vita a quella solidarietà. Ma episodi così se ne potrebbero raccontare a non finire, ma la mia memoria non mi sostiene in questo momento. Se tu credi che abbiamo finito... Se tu ti lamenti della tua memoria, Silvano, mi sembra che tu sia molto in grado, perché invece vedo che hai una memoria ancora fortissima. O no? No, vuoi sapere altro? No, non voglio sapere altro, sei stato molto chiaro e abbiamo anche capito che cosa è successo, quali sono state anche le difficoltà, ma ci sono delle cose che tu hai detto all'inizio che non sapevo, e invito anche i nostri telespettatori a risentirsi la prima parte, perché veramente ci dà delle informazioni che, ripeto, io non sapevo, magari sono il più ignorante di quelli che ti seguono, però determinate cose non le sapevo. Sarà invece importante... Prego, Silvano. Dimenticavo, Madagascar. Madagascar non è africana, è polinesiana. Gli abitanti di Madagascar, i malgasci, sono polinesi. Appartengono completamente a un'altra cultura, non è perché siano di pelle scura. E non dimentichiamo che di pelle scura ci sono anche degli indiani, che a volte hanno pelle anche più scura di quella degli africani, però le fattezze sono diverse. I dravidici del Sud India sono nevissimi, ma le fattezze non sono quelle africane. Comunque, queste sono considerazioni periferiche, ma sono tutte valide. Insomma, vale la pena immergersi in questi mondi sconosciuti, perché si impara moltissimo. Ma è molto interessante, ripeto quello che hai detto inizialmente, che in Africa ci sono circa 1000 nazioni. Esattamente. E queste sono informazioni veramente importanti, che sappiamo quanto poi è importante. Poi la definizione che hai dato di nazione, no? Esatto. 1000 nazioni ma 50 paesi. Quindi la maggioranza dei paesi africani sono stati multinazionali, non sono nazioni Stato. Le nazioni Stato le abbiamo viste. Sono quattro. Ah, la quarta sono i Somali, dimenticavo. I Somali sono nazione-stato, però la loro cultura non ammette la concentrazione di potere in una città chiamata la capitale. Loro si vogliono governare come clan indipendenti, ognuno indipendente. Che è la stessa situazione che c'era in Libia prima di Gaddafi. Il genio di Gaddafi fu di avere unificato la natura tribale, diciamo, etnica della Libia con la sua presenza e con i congressi che avvenivano in tempi regolari. I Somali non hanno mai avuto un Gaddafi, ecco il problema. Però è la stessa situazione, e quindi anche loro ancora oggi mettono ostacoli al governo centrale. Per dirtene una, a Roma c'è una delegazione somala, c'è un'ambasciata somala,
Quando io sono stato a Roma per l'ultima volta, dei vicini mi dicono: nessuno si vede mai entrare o uscire da quella delegazione. Cioè loro la ignorano, come se non esistesse. Come se non esistesse. Mm-hmm. Come se non esistesse. Non solo, ma insomma, li hanno anche sviluppato quello che è uno dei sistemi di cambio internazionale di denaro più valido e più veloce di tutti. Se tu vai a un somalo che si occupa di queste cose, in qualunque paese del mondo ti trovi e dici: guarda, io ho bisogno che tu mi fai avere questa somma, e gliela dai in contanti, però nella moneta dell'altro paese, a questo posto, a questo signore, in 48 ore per l'hanno denaro lì, senza firmare pezzi di carta, senza documenti, senza certificati, senza niente. Ok, se questo agli americani sta malissimo, no? Lo vedono malissimo, perché scappa dai loro controlli. Ma sono effettivamente, non solo, ma anche in situazioni, come dire, dure, come sono i deserti, un somalo è capace di vivere, di sopravvivere del giorno bevendo una sola tazza d'acqua. Naturalmente poi paga, perché un amico medico dice che una volta gli arrivò un somalo che aveva una pietra ai reni, un calcolo, aveva un calcolo grande quanto una palla da tennis. Chiudiamo qui per oggi. Sì, chiudiamo, ma ricordiamo che il prossimo incontro sarà sulla evangelizzazione dell'America. E là, probabilmente delle Americhe, sì, e là sarà veramente, credo, sarà interessantissimo quello che emergerà, perché penso che emergeranno tantissime cose. Così a naso ho questa vaga sensazione, sia sull'America cosiddetta del nord, sia su quella del sud. Eh sì, intanto sono cose che poi hanno, soprattutto quella del nord, che ha influenzato poi la storia del mondo, sostanzialmente, no? Va bene, Silvano, io ti ringrazio, ti auguro tante buone cose e alla prossima, ovviamente. Grazie ancora.